niente, fare finta di essere campioni e lottare come 11 leoni. A me basta un pallone che rimbalza, sentire l'erba fresca sotto ai piedi. Amiche ed amici di Rete 8 Sport, bentornati in Gradinata, il classico appuntamento del sabato sera sul calcio dilettantistico, ma oggi è un giorno speciale, una serata speciale, perché parleremo del 57esimo torneo delle regioni con la nostra Maria Carannante e con l'aiuto e la impeccabile collaborazione di Mario Lauducci. Entreremo all'interno del torneo delle regioni e seguiremo le quattro finali, da prima quelle del Bonolis con i giovanissimi e gli allievi e poi andremo al Gran Sasso d'Italia dell'Aquila per seguire le due finali, quelle forse più importanti, cioè la categoria femminile e la juniores. E allora rimanete con noi, lasciate il telecomando sul divano perché ci sarà un'ora interessantissima in cui ci divertiremo e naturalmente parleremo di calcio, ma fra poco. Col presidente Ortolano, perché oggi iniziano le prime finali, tanta emozione, c'è voglia di vincere, ma una cosa è certa, la prima a vincere è stata l'Abruzzo e soprattutto il comitato regionale che per ora, e tocchiamo ferro, non ha sbagliato nulla. Ma io mi auguro che questi commenti, come sono già arrivati, arrivino da tutte le delegazioni qui. Abbiamo sicuramente dei messaggi positivi di chi c'è stato, di chi è stato qui, ha vissuto questa settimana per noi interminabile, per gli altri una settimana sicuramente bella. E niente, io lo faccio senza retorica, devo ringraziare tutto il comitato, iniziando dal vicario, dal Memmo, dal vicepresidente, tutti i consiglieri, ma soprattutto quell'esercito di volontari, e qui ne vedete tantissimi, che ci hanno aiutato a costruire una manifestazione che è sicuramente, almeno per quelli che erano i nostri presupposti, sta riuscendo alla perfezione. Presidente, le voglio lanciare un messaggio che avevo immaginato nella mia testa venendo qui allo stadio. Potremmo dedicare e intitolare il premio per il miglior giovane dell'eccellenza abruzzese alla memoria di Elmar Okofler? Potrebbe essere una bella idea. Adesso vedremo. Sicuramente questa è stata un'altra pagina, forse l'unica pagina triste di questo torneo, noi lo ricordiamo, anche perché, come ho detto prima, era uno di quei volontari che non si fanno vedere ma che amano questo sport con la loro passione, ma che amano soprattutto stare vicino ai ragazzi ed aiutarli. Ed Ermal, proprio per il ruolo che aveva di collaboratore logistico, era uno di quelli che viveva lo spogliatoio, dava le magliette ai ragazzi, li seguiva durante il soggiorno degli allenamenti oppure negli alberghi, e quindi è indimenticabile. Hanno scelto di non giocare proprio gli stessi ragazzi, quindi questo è il sintomo di quello che sono questi volontari per noi, per i ragazzi e per questo mondo del calcio giovanile dilettantistico. Svestendoci la maglietta, la divisa da presidente e da esperto di calcio, c'è una squadra che l'ha impressionata di più, un giocatore in particolare, durante tutte queste giornate? Ma io ne ho viste poche, purtroppo ho visto una parte di quella degli Abruzzi, dell'Abruzzo, con le vittorie e con le sconfitte di ieri. Però devo dire che almeno in questa categoria giovanissimi e negli allievi ci sono dei calciatori che sicuramente possono guardare al futuro se riescono a capire che il calcio continua ad essere sacrificio, impegno, passione e abnegazione, tutte quelle cose che noi dobbiamo riscoprire nei giovani e continuando a insegnare che lo sport è la cosa più bella che ci sia. E allora ringraziamo il dottor Daniele Ortolano, presidente del comitato regionale Abruzzo. Sta per iniziare la prima finalissima, quella dei giovanissimi tra Lazio e Sicilia. Noi la seguiremo da bordo campo con il nostro Mario Lauducci e poi rimarremo qui sul sintetico del Bonolis per l'altra finalissima, quella degli allievi tra il Veneto e la Toscana. Rimanete con noi. Ai nostri microfoni il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo Sibilia. Dunque, presidente, l'Abruzzo, vetrina, showroom di talentuosi giovani. Una settimana di calcio, di sport, una settimana che ha messo al centro dell'attenzione in campo sportivo e calcistico la regione Abruzzo, questa splendida regione con i suoi tesori, e con una kermesse che ha visto la
presenza di migliaia di giovani, di tecnici, di volontari, di atleti, di dirigenti. Insomma, siamo molto soddisfatti di quella che è stata l'organizzazione, direi esemplare, perfetta, ma non avevamo dubbi che tutto ciò fosse qualcosa di realizzabile. L'Abruzzo l'ha realizzato, ma noi siamo contenti di questo bel clima che si è respirato in una settimana. Ho visto tanti giovani, ho partecipato, ho visto più partite, ho visto tanti giovani che si sono messi in mostra. Stasera la prima finale è quella dei giovanissimi, ci sarà quella poi degli allievi, del calcio femminile, del juniores. Direi tanti talenti e noi coltiviamo il talento, e quindi anche su questo ci siamo fatti trovare pronti, perché il calcio deve ripartire dalla base, deve ripartire dai giovani, e noi mettiamo in campo proprio questo modo di fare attività sportiva e calcistica. La Lega Dilettanti è al centro dell'attenzione e farà sempre in modo che prevalga diciamo quella organizzazione che deve portare poi ad essere il giovane, l'atleta, il dilettante protagonista in campo nazionale. Allora, poc'anzi ho detto benissimo nel dire showroom. Ma assolutamente, a me preme sottolineare come questa fiducia che la Lega Dilettanti ha riposto nella Regione Abruzzo, nel Comitato Regionale Abruzzo del Presidente Oltorano, sia stata ripagata nel migliore dei modi. È stato tutto fatto nel dettaglio, è stato fatto tutto nel particolare. Devo dire, sono molto contento del risultato che è stato ottenuto, oltre che del risultato sportivo, anche del risultato organizzativo. E non poteva mancare assolutamente ai nostri microfoni il coordinatore generale, la voglio chiamare così, Ezio Memmo. La valenza, l'importanza, il valore di questo 57esimo torneo delle regioni Abruzzo 2018. Ezio. Allora, innanzitutto buonasera a tutti, siamo sicuramente orgogliosi di aver organizzato questa manifestazione e ringraziamo la Lega Nazionale Dilettanti che ci ha onorato di investirci di questo compito importante. Pensiamo di aver esaurito al meglio tutte le esigenze, le richieste dei comitati e si sono complimentati con noi, quindi significa che l'organizzazione che abbiamo messo in piedi ha sicuramente ottenuto dei risultati importanti. Quindi io non posso che ringraziare tutti coloro che hanno collaborato attivamente, sono veramente tantissimi alla organizzazione di questa manifestazione, anche perché manifestazioni così importanti si organizzano con un gioco di squadra, proprio come quello che stiamo vedendo attualmente adesso. Queste squadre, nel momento in cui è vero esistono anche delle singole persone che hanno delle qualità eccelse eccetera, però è sempre il gioco di squadra che paga. Quindi io ringrazio tutti, i nomi non li faccio perché sono tantissimi, e quindi soprattutto ribadisco il ringraziamento alla Lega Nazionale Dilettanti. Una kermesse indelebile, io la vorrei definire l'Abruzzo capitale del calcio dilettantistico. Sì, l'Abruzzo è capitale del calcio dilettantistico. In questa settimana effettivamente vedere poi tutti questi ragazzi che riempivano i nostri alberghi, le nostre città, che visitavano bar, ristoranti, insomma veramente è stata un'esperienza bellissima. Si sono complimentati tutti anche per le strutture, quindi ringrazio le amministrazioni comunali, ringrazio le persone che hanno collaborato, delle società sportive all'interno di ogni struttura e ogni campo. Ed è importante perché, come dicevo prima, questo lavoro di sinergia è stato veramente totale, dall'istituzione regionale, quindi con l'assessore Paolucci, ai comuni, ai sindaci. Un ringraziamento particolare, non me ne permettano gli altri, ma sicuramente al sindaco di Martinsicuro, al sindaco di Pineto, al sindaco di Ortona, che veramente hanno messo in campo tantissime energie, non solo dal punto di vista degli uomini ma anche di risorse. Hanno organizzato al meglio tutto quello che c'era da organizzare in queste strutture. Quindi diciamo che anche le strutture, non solo quelle recettive, perché sono state sicuramente importanti anche quelle, ma anche quelle calcistiche, che poi il campo, hanno dato sicuramente un lustro alla manifestazione. Stanno per entrare proprio in questo momento sul terreno di gioco, dunque do la massima visibilità a questo evento calcistico, 57esimo torneo delle regioni Abruzzo 2018.
don't you say a word, cause I've heard it all. You were just a pain when you felt it all. Something tells me that I won't miss it. It's the first time that we can't fix it. It's irreversible damage done. Il pallone con il tiro da parte di Simone Chimenti. Eccolo il cross, aria piccola, Mohamed Chouane nella rete! Lazio 1, Sicilia 0! In profondità per Alessi Gabriele, si deve accendere la fiamma di Alessi Gabriele, pallone per Castorina! 1-1, tutto in verticale! Può ripartire Pepe, il velo che imbecca la sfuriata di Simone Condello. Simone Condello, Simone Condello, Condello! Cost to cost di Simone Condello. Caccia la freccia, nuovamente il Lazio. E può ripartire il contropiede, tiranito Pepe, Pepe, area di rigore, davanti a Mistretta, il tiro e la rete! Tiranito, Pepe, chiude i giochi e fa alzare il trofeo alla rappresentativa laziale. Si attende solo il triplice fischio, 11 minuti, 7 secondi, eccolo che arriva, i giovanissimi del Lazio portano a casa la coppa. Il trainer del Lazio, Gianfranco Pesci, è andata bene? È andata bene, ma questa è una vittoria che va dedicata anche alle altre rappresentative per il semplice fatto che sono arrivati sempre in finale. Questo è il terzo anno. Ma parliamo della sua rappresentativa. Anche quella dell'altra, era sempre mia. Sono le due rappresentative del Trentino e della Calabria, praticamente sono state due rappresentative sempre da me guidate e questo è il terzo anno che andavamo in finale. Due l'abbiamo perse e una, dicevano che non c'era due senza tre, però no. Posso dedicare ai due miei amori. Voglio dedicare questa. Io ho due amori, mia madre e mia moglie. Pertanto vi ringrazio. Sono contento di stare qui su una regione bellissima, ospitale. E che volete che vi dire? Sono emozionato e faccio un bocca al lupo alla squadra che purtroppo ha perso e che per due anni sappiamo cosa significa. Ai nostri microfoni l'assessore regionale Silvio Paolucci, che in questa kermesse, in particolar modo qui a Teramo, non poteva mancare. Gran bellissima festa. È una bellissima finale, ma soprattutto una settimana di grande evento ed eventi per questa nostra regione, una grande cartolina, una straordinaria settimana di sport e davvero una grande organizzazione. Desidero ringraziare la Lega Nazionale Dilettanti, il Comitato Abruzzo, Daniele Ortolano, tutte le società, i volontari, i dirigenti e tutti coloro che abbiamo ospitato, le nostre delegazioni dell'Abruzzo e ovviamente quelle che abbiamo ospitato, e un particolare ringraziamento anche alla Lega Nazionale Dilettanti nella figura di Cosimo Sibilia, che ha voluto
voluto sponsorizzare questo progetto abruzzese e ovviamente la collaborazione intensa tra Regione Abruzzo, Sport Abruzzo e soprattutto in questo caso Lega Nazionale Dilettanti e Società. Chiedo scusa, è un ringraziamento particolare a Silvio Paolucci per quanto rappresentato la Regione Abruzzo. La Regione ha voluto condividere, aiutare in qualche modo anche dal punto di vista finanziario dando un piccolo contributo a questo importante evento e ha voluto davvero mettere in campo un 2018 con enormi iniziative dalla valenza nazionale. Questa è certamente la più importante perché tocca la disciplina più praticata e più, diciamo, importante del nostro paese. Siamo noi, i campioni dell'Italia, siamo noi. Una collega storica, Tiziana Smargiassi, come la stai vivendo? Bene, un'atmosfera bellissima, basta vedere tutti i bambini che comunque stanno seguendo questa manifestazione delle scuole calcio e penso sia questo il clima e lo spirito giusto del torneo, perché in realtà parliamo sì di giocatori e qualcuno è già stato visionato da qualche grande squadra a livello giovanissimi allievi, però parliamo anche di ragazzini che si devono divertire e soprattutto devono iniziare a giocare al pallone rispettando i valori dello sport in primis e dopo magari crescere come giocatori tecnicamente, perché non basta avere solo tecnica ma bisogna avere anche la testa. Come sotto l'aspetto lavorativo, che giornate sono state? Immagino pesanti, sveglia presto, a letto tardi, nel mezzo che cosa ci mettiamo? Un po' piene, però c'è stato spirito di gruppo, ci sono stati momenti in cui c'è stata anche tensione, quello va detto, ma è naturale, visto che comunque quando si lavora e si vuole lavorare bene e si vuole far sì che la manifestazione riesca, tutti quanti abbiamo un po' di adrenalina in più rispetto ad altre giornate, però si è lavorato bene, abbiamo scherzato, abbiamo riso, ci sono stati anche momenti di condivisione, anche scaramanzie post puntata ogni sera, quindi sia momenti di tensione lavorativi quindi importanti, sia momenti goliardi e divertenti che fanno scappare il sorriso, perché è sport, è calcio e noi dobbiamo chiudere il tutto e confezionarlo sempre col sorriso sulle labbra. Fine primo tempo, finalissima allievi qui al Bonolis di Teramo, 0-0 tra la selezione del Veneto e quella della Toscana. Siamo con mister Mannelli. Mister, gara difficile, bloccata, sembra una partita a scacchi. Sì, è vero, per ora no, a episodi si sta andando, più che altro siamo tutte e due le squadre, siamo pericolosi sui calci da fermo, calci d'angolo e opposizione.
Quanto conta naturalmente il fatto di giocare un giorno dopo l'altro e quindi anche i cambi possono fare la differenza? Siamo stanchi, ora spero con i cambi di mettere un pochino più di freschezza, però è umanamente impossibile giocare 5 partite in 5 giorni, è piuttosto una legge della natura. In bocca al lupo mister. Grazie, grazie tanto a voi. Eccoci ancora sul sintetico del Bonolis di Teramo, siamo con due panchinari della rappresentativa toscana che però si stavano scaldando e allora forse è arrivato il giusto tempo anche per loro. Allora li presentiamo qui a destra. Alberto Mecacci. Ruolo? Centrocampista. Che tipo di partita è? Il primo tempo è abbastanza dura, il mister diceva si fanno sentire i 5 giorni di gara consecutivi. Sì, sicuramente i 5 giorni di gara consecutiva fanno sì che affiori la stanchezza, la partita è dura anche perché è una finale, si sa che tutte le finali sono partite difficili. Noi stiamo dando il massimo e cercheremo di portarla a casa. Perfetto, da quest'altra parte invece? Matteo Cerrato. Poca voce, no? Sì. Ma questo perché? Qualche malanno oppure le grida per i compagni? Esatto, le grida per i compagni perché 5 partite, tutte e 5 erano sentite, quindi è bene incitare la squadra anche se non siamo in campo. Qual è la qualità più importante della vostra rappresentativa? Ma il gruppo, noi siamo un bel gruppo fin dall'inizio, già da quando sarei in Pullman, non ci si conosceva bene ma subito il gruppo si è formato alla grande. Allora, sponda veneta dopo le voci della Toscana, come abbiamo fatto prima sentiamo dalla loro voce la presentazione, nome, cognome e ruolo. Delaini Alessandro, attaccante. Che partita è fino adesso? Quelli della Toscana dicono 5 giorni consecutivi sul campo sono pesanti. Sì, fa la differenza sì, questo? Sì, molto. In questa settimana abbiamo avuto molte partite, molto intense, soprattutto i primi 3 giorni che abbiamo avuto appunto una partita al giorno. E dopo passata la fase di qualificazione abbiamo avuto i quarti e con un giorno di riposo là siamo riusciti un po' a riprendere le energie. Dove si può sfondare il muro della Toscana? Hanno una buonissima difesa, soprattutto i due centrali, molto fisici, e soprattutto i due terzini che spingono molto, soprattutto a sinistra. Secondo me con qualche imbucata centrale e i tagli da parte degli attaccanti riusciremo a far gol. Perfetto, da questa parte invece nome, cognome e ruolo? Canzano Edoardo, attaccante. Allora tu la vedi un po' come il tuo compagno o pensi che possa esserci un'altra soluzione per portare dalla vostra parte questo match? Secondo me la partita si sbloccherà sulle palle inattive, come è già stata sbloccata la partita contro la Calabria, è stata sbloccata su un calcio di punizione, un colpo di testa. Secondo me la partita si sbloccherà così perché oggi la vedo dura. Esce Francesco Renzi, partita dura, soprattutto sotto l'aspetto fisico e atletico, immagino. Sì, anche il Veneto è una squadra forte, come noi, ora vediamo cosa succede. Come si può sbloccare, da calcio piazzato oppure trame offensive più decisive? No, ci vuole un'invenzione di qualcuno, insomma, speriamo sia uno dei nostri. Campo duro, stadio bello, no? Da descrivere, sì. Qui stiamo giocando di più noi. Alla fine però è questione di colpi di fortuna. Prepotentemente rigore! Batte il numero 19 Andrea Tommaso. Fischio dell'arbitro, rincorsa, tiro, rete, il gol, il vantaggio del Veneto. Fischio dell'arbitro, rete e traversa e finisce qui, si chiude la vittoria, la finale ha segnato la formazione veneta, gran finale con questa traversa.
Molon, mister Molon da qualche secondo ha messo in tasca questo meraviglioso trofeo. Beh, grandissima soddisfazione prima di tutto per i ragazzi che si sono battuti veramente bene sull'arco di tutto questo torneo e devo dire che hanno dato tutto, non potevo chiedergli di più. Oggi abbiamo fatto molta fatica, abbiamo trovato un avversario veramente ostico, probabilmente dal punto di vista fisico. E allora abbiamo evitato la doccia del mister Molon della selezione veneta che ha vinto il trofeo allievi nella 57esima edizione che si è svolta qui al Bonolis di Teramo. Una vittoria grazie al gol di Tomasi, il numero 19, su calcio di rigore proprio sul finire dei tempi supplementari. Siamo qui, noi dell'LND. Noi dell'LND. Sono contento di avere ancora sulla faccia il vento. Emozioni di una finale della Coppa dei Campioni. Passioni di lealtà e di eroi, ma non c'è da preoccuparsi, per questo siamo qui, noi dell'LND. Noi dell'LND. Noi dell'LND. Eccoci tornati in gradinata, allora dopo le due finali del Bonolis noi abbandoniamo un po' il calcio, ci prendiamo 10 minuti di pausa e lasciamo la linea, il microfono ma soprattutto le bellissime immagini di Maria Carannante a Barbara Passerini che ci introdurrà nel mondo del teatro, nel mondo della cultura e allora noi ci prendiamo un tè caldo perché fa ancora freddino e poi torniamo per seguire le ultime due finali. Quanto è grossa! Li vedi? Questa è quella che hanno usato per la crocifissione, uguale uguale. Ci sta pure l'asco che hanno usato per spucciarla, ci sta il martello, ci stanno i richiudi, ci sta pure la spugna in buzza d'aceto. No, no! Lo so, me l'hai detto pure l'anno scorso, te lo ricordo. Guarda l'usasse! Guarda l'usasse, il trono, no, no! Che la corona di spine è pure l'Italia. Buonasera e benvenuti con il nostro appuntamento con Incontri sulla scena di ACS Abruzzo Circuito Spettacolo. E questa sera siamo qui con Alessandro Blasioli per il primo appuntamento con la rassegna di teatro emergente al Teatro Marrucino di Chieti, curata da ACS Abruzzo in collaborazione con l'amministrazione comunale. Alessandro porta stasera in scena Questa è casa mia, uno spettacolo molto particolare, appunto, uno spettacolo perché di teatro emergente? Beh, di teatro emergente perché sono un emergente, non ho avuto ancora la possibilità di emergere e di portarlo in scena in altre parti. Lo spettacolo è nato nel 2014 come un corto e poi nel 2017 è diventato uno spettacolo vero e proprio, attraverso cui ho vinto il premio Nuovo Imaie presso il Festival di Dominio Pubblico e adesso è emergente perché con piano piano cercheremo di portarlo in giro. È la storia dei Solfanelli, una famiglia aquilana a cui accadono molte peripezie, fra cui appunto il passaggio per gli hotel della costa, per le tendopoli, per i progetti case e quindi attraverso gli occhi del giovane Paolo, di questo diciottenne, racconto in maniera
senza preconcetti, senza pregiudizi, insomma, tutto quello che gli accade intorno. E tutte le domande che si pone sono le stesse domande che io pongo al pubblico: perché fare tre volte le case, i progetti case, tre volte antisismici? Non ne bastava forse uno solo fatto bene? Perché farne tre? Perché costano così tanto? Perché sono così durature? Il fulcro di tutto lo spettacolo, che è quello che mi ha spinto a, appunto, a creare un monologo di narrazione, è la domanda forse più semplice da porsi: perché in un territorio, in un paese sismico come l'Italia, non abbiamo ancora una legge che ci aiuti ad affrontare l'emergenza sismica, ma ogni volta ci ritroviamo impreparati? E abbiamo quindi come conseguenza il fatto che persone losche possano approfittarsi di questa situazione e quindi speculare anche sopra i morti? Perché? Tra l'altro, appunto, ci troviamo proprio a ridosso di quello che è stato, no? L'anniversario infausto di questo avvenimento così traumatico per tutta la regione. Che vuol dire per un giovane autore, perché ricordiamo Alessandro è regista, interprete e curatore dei testi di questo spettacolo interessantissimo, che vuol dire, diciamo, poter usufruire di quella che è una, ecco, rassegna di teatro emergente per un giovane che vuole far circuitare, no, i suoi lavori? Beh, sicuramente, senza stare a fare un discorso troppo ampio, è chiaro che in Italia anche il settore del teatro è un settore con diverse problematiche. Quindi la possibilità sicuramente di partecipare ad una rassegna di teatro emergente, quindi con ragazzi o comunque con persone della tua età, in teatri prestigiosi come il Marrucino, è sicuramente una grandissima possibilità, e appunto spero che questa rassegna faccia sì che lo spettacolo possa andare avanti e possa avere anche tante altre piazze e cornici come questa del Marrucino. Noi concludiamo normalmente le nostre chiacchierate facendo un invito a teatro per chi ama questo posto magico e anche per chi magari è un po' più titubante. Cosa diresti a questi ultimi? Direi a quelli che sono titubanti di fidarsi, perché magari è capitato di andare a vedere uno spettacolo particolarmente pesante dove magari gli attori erano un po' più stanchi, una regia non è stata azzeccata, è normale. Non fermatevi al primo, il teatro è un'istituzione, un luogo sacro, quindi vi invito ad andare a teatro, perché così come il cinema è uno sguardo su quello che è la nostra vita, su quello che è tutto quello che ci accade intorno. E allora buona visione con Questa è casa mia e ciao! Ciao! Ed ora andiamo a vedere quali sono gli appuntamenti della settimana nei teatri abruzzesi curati da ACS Abruzzo Circuito Spettacolo. Abruzzo dal vivo, gli spettacoli da non perdere questa settimana. Sabato 14 aprile al Teatro Thalia di Tagliacozzo alle ore 21 Il cielo è cosa nostra, la vera storia di Osso, Mastrosso e Carcagnosso. Sabato 14 aprile ore 21 e domenica 15 aprile alle 17 al Teatro Marrucino di Chieti Vincent Van Gogh, l'odore assordante del bianco con Alessandro Preziosi. Serata romantica della compagnia Balletto del Sud sarà in scena venerdì 13 aprile alle ore 21 al Teatro Comunale di Gesso Palena, mentre domenica 15 aprile alle ore 18 sarà al Teatro Comunale di Teramo. Sabato 21 aprile al Thalia di Tagliacozzo alle ore 21 Itaca con Lino Guanciale. Scarica subito l'app Abruzzo dal vivo, avrai informazioni tempestive su spettacoli e promozioni e potrai comprare i tuoi biglietti con un click. Succede tutto per una ragione e la ragione magari sei tu, non ho niente da nascondere. Con te.
Allora, siamo con la prima ospite, con Patrizia Cottini, se non erro, segretario generale del Dipartimento Calcio Femminile. Una dicitura lunga, però alla fine racchiude tutta la bontà di questo movimento che sta crescendo. Esattamente, la dicitura è complicata, ma il movimento è il movimento in crescita, è un movimento meraviglioso e la partita che andremo a vedere sicuramente farà sicuramente vedere quanta passione e quanta grinta ci mettono le nostre ragazze. Non amo paragonare il calcio maschile a quello femminile perché le nostre ragazze non imitano i ragazzi ma giocano a calcio e quindi quello che è sicuramente il movimento si è messo nei binari giusti. La tecnica e la performance delle ragazze in campo è molto ma molto più seguita e di conseguenza si possono davvero vedere delle cose strepitose. E tante volte è vero, insomma, le ragazze ci danno delle emozioni che i ragazzi ancora non riescono a darci. Le possiamo strappare un pronostico per la finalissima di oggi oppure lei è super partes e quindi si tiene buona e sta zitta fino a quando non arriva il triplice fischio? Esatto, io sono super partes, ho visto tutte e due le partite che ha portato la Lombardia in finale e la Sicilia in finale, credo sarà una partita da giocare sul rettangolo. Col presidente Baretti della rappresentativa lombarda, presidente, è un po' teso o mi sembra? Sì, no, sono abbastanza teso come sempre, io quando sono queste partite le sento in modo particolare, quindi e poi oggi diciamo è questa finale che potrebbe perlomeno per noi salvare un po' la nostra spedizione, che non è che i maschi, per fortuna abbiamo queste ragazze che sono, io le ho viste qui, mi hanno impressionato, giocano veramente bene a calcio, spero che facendo i debiti scongiuri che mi diano una grossa soddisfazione. Sì, dopo. Naturalmente è un 57esimo torneo delle regioni che mette in vetrina non solo i giovani talenti sotto l'aspetto appunto del calcio maschile, ma anche il calcio femminile ha bisogno di avere i fari puntati addosso perché è un movimento che deve crescere ancora di più. Questo è, può essere il fiore all'occhiello, un biglietto da visita importante per tutto il movimento. Per noi dilettanti senz'altro, perché questo è il torneo migliore, il top della nostra categoria, dove tutte le regioni, quelle perlomeno che hanno il femminile nelle loro nei loro organici riescono a metterlo. Senz'altro questo serve perché io torno sempre a dire bisogna metterlo in mostra. Adesso abbiamo avuto la fortuna che adesso ci sono queste squadre professioniste, qualcuna sta e noi stiamo già raccogliendo i primi frutti in Lombardia, siamo aumentati di un buon 200-300 tesserati in più proprio penso grazie a questo movimento, però c'è ancora bisogno. Secondo me la cosa fondamentale sarebbe sempre partire dalla scuola, dal basso e farle crescere, quindi anche queste squadre professionistiche non dovrebbero limitarsi ad avere solo la prima squadra ma costruire dal basso partendo dal settore cioè di base agli esordienti. Noi, ecco, ti dico la verità, in Lombardia siamo riusciti a fare il campionato esordienti, giovanissimi, allievi, è il primo anno proprio grazie a questo impulso che è stato dato al calcio femminile. Sì. Le posso strappare un pronostico? No, faccio dire, 1-2. No, non facciamo pronostici per carità. Io mi auguro Vic il migliore, sperando che sia la Lombardia la migliore. Una voce anche dalla rappresentativa siciliana, siamo con il dottor Tamà, vicepresidente vicario della rappresentativa isolana che vuole tornare a casa, secondo me con un peso in più, e cioè il trofeo più importante. Ma diciamo che noi abbiamo fatto un cammino in questo torneo delle regioni riteniamo altamente positivo, abbiamo portato 3 rappresentative nei quarti di finale, abbiamo portato 2 rappresentative effettivamente in semifinale e stiamo disputando diciamo, una finale nel calcio femminile che onestamente non ci aspettavamo, però per il grande impegno profuso sia dal comitato regionale ma soprattutto anche diciamo, del settore femminile del comitato regionale, credo che sia un risultato diciamo, meritato e che ci soddisfa pienamente, per cui qualsiasi risultato che verrà diciamo, verrà accettato. Io ho seguito personalmente la semifinale, 1-3, poi in pochi minuti quel 3 pari, il gioiello della Oliveri e poi la vittoria ai calci di rigore. Questo che cosa vuol dire? Che anche sotto l'aspetto della forza psicologica le ragazze possono dimostrare tanto o manca ancora per raggiungere il livello dei maschietti, come si chiamano in gergo?
Ma no, questo dimostra effettivamente che il calcio isolano è un calcio, diciamo, che sta nascendo fortissimamente dal punto di vista femminile, e c'è effettivamente una grandissima volontà di voler emergere, di voler fare bene e di non, diciamo, abbassare, diciamo, il tono della competizione nemmeno, diciamo, quando le cose sembrano andare male. Effettivamente, ha detto giustamente lei, vincevamo 1-0, poi siamo arrivati su 3-1, nel passivo di 3-1, hanno avuto la grande forza e coraggio, diciamo, di arrivare al pareggio per poi effettivamente andare a vincere le calci di rigore, diciamo, un risultato che credo che abbia ampiamente soddisfatto, diciamo, il team siciliano. Fischio dell'arbitro, stoccata del gol, gol! Ed eccolo qua, il triplice fischio finale. Triplice fischio finale di questa finale femminile. Lombardia batte Sicilia 1-0. Con il tecnico Gianmanco, forte delusione, perché potevate scrivere la storia per la vostra regione? Sì, è la prima volta che entriamo in finale, è la prima volta ovviamente che potevamo portarci la coppa con noi, però già è un successone, devo dire, è andata bene. La Lombardia è una squadra forte, va bene così, d'altronde siamo già contenti, le ragazze sono un po' deluse, però per me va bene così, è stato un successone nonostante tutto. Dopo la vittoria in semifinale che sembrava un po' insperata, no? Gol del vantaggio, poi l'1-3, poi quella perla della Oliveri, i calci di rigore, sì. Potevano essere un segnale, si aspettava qualcosa di più dalla sorte, dalla provvidenza, oppure poi ad un certo punto ha capito che non c'era più nulla da fare? Io direi che la partita, la rimonta, è stata una dimostrazione di carattere per quanto riguarda il mio gruppo. La squadra ha dimostrato personalità, perché dal 3-1 al 3-3 sicuramente si prende il sopravvento la personalità del gruppo. Beh, oggi fino all'ultimo abbiamo lottato, poi non voglio dare giudizi sull'arbitro, però insomma c'è stato sicuramente un calcio di rigore evidente, l'hanno visto tutto. Voglio dire, molti calci di punizioni magari che sono stati dati in una maniera esagerata, però ci sta anche questo nel calcio. È una finale, bisogna stare un po' più attenti nel mandare degli arbitraggi. Questa è la delusione maggiore, perché perdere una partita, ma perdere perché ce lo meritiamo, va bene. Ma io devo dire, la squadra Lombardia è stata bravissima, forte, però noi non meritavamo di perdere sicuramente. Qual è la prima parola che ha detto all'interno dello spogliatoio? L'incoraggiamento, credo, soprattutto. Che avevamo vinto, nonostante il risultato era di una sconfitta, ma in realtà avevamo vinto. È un gruppo sul quale si può ripartire? Naturalmente ci saranno dei cambiamenti per l'aspetto anagrafico. Lei rimane innanzitutto? Questo non lo so. Però sicuramente è un gruppo molto giovane. Infatti è stata gentilissima l'allenatrice della Lombardia dicendo: voi avete un gruppo giovane, quindi un gruppo che deve crescere. Sì, noi abbiamo tantissimi 2002, quindi sono ragazze che hanno fatto l'anno scorso lo stage under 15,
E questo è un gruppo che cresce, quindi se proprio sulla carta possiamo dire che per il prossimo anno potrebbe essere un gruppo che dà di nuovo delle difficoltà. Sono giovane le ragazze. Allora siamo con le vincitrici della Lombardia che, se non erro, per la nona volta riportano il trofeo in terra lombarda. Mister Antignozzi non ha voluto parlare prima del match, scaramantica come sempre perché vive di pane e calcio. È andata bene? Sì, è andata bene, in realtà non sono scaramantica, però ero concentrata sulla partita, quindi preferisco pensare alla partita e eventualmente poi parlare dopo con la coppa in mano. La ho visto quattro partite, forse questa è stata quella meno brillante sotto l'aspetto tecnico, ma le fatiche della sei giorni e soprattutto la tensione, no, a livello mentale, sono state queste le cause oppure la Sicilia vi ha messo in difficoltà? No, sicuramente la Sicilia si è mostrata una buonissima squadra, colgo l'occasione per fare i complimenti all'allenatrice perché deve aver fatto un ottimo lavoro, una squadra giovane che ha cercato sempre di giocarla, quindi sono state brave loro, rispetto magari alle altre volte era un avversario molto, molto più preparato. Sicuramente eravamo stanche, sicuramente eravamo anche un pochino scosse per quanto accaduto questa notte, quindi avevamo qualche giocatrice ancora un pochino in tensione, però poi penso che sia stato importante mettercela tutta e devo elogiare le ragazze perché ci hanno messo un cuore esagerato, alla fine l'unico giudice è il campo, quindi se abbiamo vinto noi era meritato. In più aggiungo che io sono a rompiscatole, quindi mi hanno seguito in tutto e per tutto, hanno fatto cose che non hanno magari mai fatto nelle loro squadre e quindi è strameritato, meritavano veramente tutto. L'anno prossimo rimane? Questo non lo so, non dipende solo da me, però se avessi la possibilità di rimanere, e ripeto, non dipende solo da me, quindi devo sentire anche il mio club cosa dice, rimarrei volentieri e possibilmente anche con questo gruppo, anche se credo che molte di loro debbano fare ben altre categorie rispetto alla Serie C. Perfetto, allora facciamo un cambio in panchina, viene il capitano, la Bertolotti. Io ti ho elogiata tantissimo durante le mie telecronache perché spesso e volentieri hai fatto ricordare dei giocatori importanti, sì maschietti, però credo che un po' di riferimento da loro tu prendi. Sì, diciamo che il mio ruolo lo ricoprono tanti giocatori importanti nel calcio maschile e qualche spunto lo prendo, anche se comunque cerco di metterci sempre il cuore al di là della tecnica, che poi quella è una cosa in più. La difficoltà di oggi qual è stata per te? Allora, loro non mollavano mai, continuavano a correre, non si fermavano mai, però noi non abbiamo mai mollato come loro e alla fine, anche con un po' di fortuna, abbiamo vinto. Perfetto, con la Pavana, allora io mi metto qui in mezzo dalle retrovie, ma quando puoi vai a colpire e fai male alle avversarie. Ma da dove viene tutta questa forza? Diciamo che non me l'aspettavo tutte queste soddisfazioni. E io ci provo sempre quando posso e poi come va. Il primo selfie con la coppa oppure con le compagne? Con le compagne sempre. Ciao Lorenzo, te la canticchi questa canzone che ci fa da tappeto musicale? Sei dotato di qualità canore o appurato? No, no, come no? Pochissimo, pochissimo, però c'è la neve qui alla nostra destra sulle montagne del Gran Sasso d'Italia. Siamo al Gran Sasso d'Italia dell'Aquila, uno stadio innovativo scelto per queste due finali. Abbiamo seguito quella delle ragazze con la vittoria della Lombardia al nono trofeo. Un applauso anche alle siciliane che purtroppo detto tra noi, tanto non ci ascolta nessuno. Era rigore, te lo dico fitto fitto. Era rigore, cosa mi dici? Guarda, tu? Poteva esserci il contatto, però secondo me qualche secondo prima c'era il fallo dell'attaccante siciliana e forse è andata bene così. Il direttore di gara ha deciso il verso giusto. Neanche Maria dirà qualcosa, nessuno appurerà niente, poi glielo chiediamo se per lei era anche rigore. Adesso ci giriamo, 57esimo torneo delle regioni, Abruzzo 2018, finale Juniores Marche Friuli. Come la vedi? Beh, sarà un match esclusivo questa intervista, io la faccio a te. Sì, è una novità per Gradinata, quindi, ma io sono contento perché se me la fai tu è ancora di più accattivante e mi crea stimoli, quindi va bene così. Ti devo un caffettino, dicevamo Friuli o Marche?
Guarda, io ho visto il Friuli molto ma molto in palla, però dopo una settimana di gare, questa per loro è il sesto match, chi ha più forza fisica ma soprattutto chi ha più qualità a livello mentale può avere la meglio sull'avversario. Tu sarai a bordo campo, sì, a farmi da spalla in questo match. Benissimo. Ci vediamo dopo, Mario. Sì. Buon lavoro. Ciao, anche a te. Con il presidente Hermes Cangiani, presidente del comitato regione Friuli Venezia Giulia. La vedo in ansia, vuole riportare a casa la Coppa? Beh, penso che sarebbe veramente il coronamento di un sogno. Noi manchiamo dalla finale da 35 anni, esserci arrivati è già motivo di grande soddisfazione, però ci manca quel passetto per poi compiere il risultato. Nei gironi però avete dimostrato di avere le carte in regola per raggiungere questo obiettivo. Un movimento friulano che col passare degli anni sta migliorando tantissimo. Quali sono però le mancanze rispetto alle altre rappresentative? Se ci sono, naturalmente. Sicuramente ci sono. Il problema forse più grosso è quello che noi abbiamo un bacino di utenza molto molto ristretto rispetto alle grandi regioni e quindi quello che dobbiamo fare è lavorare tantissimo. Noi sono circa 7 mesi che abbiamo in piedi lo staff delle rappresentative e quindi abbiamo visionato tutti i ragazzi, quasi tutti i ragazzi, degni di una convocazione, quindi un lavoro capillare. E alla fine con gli juniores è andato molto bene, mentre con le altre due categorie siamo usciti al girone eliminatorio. Sotto l'aspetto organizzativo, come possiamo giudicare questa 57esima edizione, che naturalmente deve dare anche la possibilità di mettere in mostra le bellezze naturali e non solo del territorio? Io sono uno di quelli che era qui nel 2009, purtroppo quella sera maledetta del terremoto, e ci sono ritornato e devo dire che ho trovato una ospitalità meravigliosa, un'organizzazione perfetta. In 10 anni di torneo delle regioni, compreso quello che abbiamo organizzato noi, credo che sia veramente una delle più belle, se non la più bella edizione. Complimenti al Comitato Regionale Abruzzo, al suo presidente, al suo vicepresidente, perché hanno fatto un lavoro straordinario. Mi hanno detto, non so, una piccola spia, che avete fatto assaggiare le prelibatezze abruzzesi ai tanti ospiti che avete accolto alla grande. Sì, è stata una perla. Abbiamo cercato nella cena di gala di integrare un nuovo discorso rispetto alle altre cene di gala, e cioè ci siamo coniugati, anzi di questo voglio ringraziare Silvia D'Alessandro, che è la titolare e l'amministratrice della San Tommaso di Ortona, la quale ha pensato di mettere insieme tutti quelli che possono essere gli aspetti enogastronomici da far assaggiare, assaporare ai nostri ospiti. E come l'ha fatto? Ecco, questo è il simposio che è stato sicuramente eccellente e notevole. Si è integrata con l'Istituto Alberghiero di Villa Santa Maria, quindi con i cuochi, i ragazzi, che hanno preparato queste prelibatezze e quindi hanno fatto un menù straordinario, che è stato da tutti, poi diciamo i presidenti, da tutti gli ospiti della serata, è stato ampiamente gustato, ma nello stesso tempo si sono complimentati, hanno potuto, al di là di tutti gli altri aspetti che abbiamo chiaramente messo in nota nel torneo delle regioni, anche quello enogastronomico, che come ben saprete è sicuramente una delle eccellenze della nostra regione. Con il presidente Paolo Sellini del comitato regionale Marche, pochi chilometri di distanza, quindi tra virgolette potreste avere tanti tifosi sugli spalti dell'Itolo a Concia, però poi c'è da lottare in campo. Sicuramente ci saranno presenze che legate e collegate non solo a tutta la regione, ma soprattutto agli elementi che compongono la rappresentativa. Naturalmente è una, così, un'esperienza che ogni anno si ripropone, ma arrivare al livello dove siamo giunti quest'anno fa venire un pochino i brividi. E ce l'avessero detto prima di partire, è una, no, avremmo sottoscritto e firmato tutto. A questo punto, insomma, arrivi e vedi un traguardo che chissà quando si ripresenterebbe, chiaramente sogni, poi a mente fredda ritorneranno anche le considerazioni di partenza, e che cioè per una piccola regione come è la nostra
essere oggi tra le due che si contenderanno questo titolo, chiaramente c'è solo da esprimere soddisfazione e compiacimento. Naturalmente tanta esperienza da parte sua, ne ha vissute tante di queste situazioni. Rispetto agli altri anni, che cosa c'è di diverso non solo sotto l'aspetto tecnico, ma anche soprattutto sotto l'aspetto sociale? Cioè, è cresciuto tantissimo questo movimento, non si guarda più ai professionisti, ma un occhio di riguardo anche ai dilettanti? Sì, naturalmente per chi viene dal mondo dei dilettanti, ha alle spalle, no? Anni e anni di storia, chiaramente io ricordo i primi tornei delle regioni non avevano l'organizzazione, la visibilità e anche la dimensione che oggi hanno assunto. Era tutto circoscritto alla squadra juniores e quella era un po' la sintesi e l'espressione di tutto. Con un nuovo ospite, Alessandro Di Berardino, che spesso e volentieri, così dicono dalle retrovie, è esperto di calcio a 5, però la sua mano, la sua esperienza è servita anche in questo 57esimo torneo delle regioni. Quali sono le sue qualità allora? Ma non sono qualità eccelse, loro esagerano sempre. Mi occupo di calcio a 5 da diverso tempo, prima ero nell'ambito tecnico, adesso sono diventato politico e invece per quanto riguarda l'organizzazione sono stato veramente contento di essere stato investito, insomma, di una piccola carica nell'organizzazione degli allestimenti dei campi. Molto accattivanti però devo dire, perché l'immagine vuole la sua parte e spesso e volentieri lancia quel messaggio per rimanere collegati, non solo in diretta streaming ma anche con le varie foto che avete pubblicato sui vostri siti. Sì, c'è stato tutto un lavoro, insomma, di una squadra rodata che da tanti anni mi segue nell'allestimento delle situazioni, soprattutto nel calcio a 5. Quindi ci siamo messi a disposizione e, insomma, siamo contenti di quello che siamo riusciti a fare. Con Fabio Lattanzio, che non si è fermato mai un momento, hanno detto che conteggiando i minuti di lavoro hai superato quelle di tutte le giocatrici e di tutti i giocatori. A te è toccato uno dei compiti forse più ardui, cioè quello di organizzare la comunicazione, naturalmente i comunicati stampa e le tante dirette che abbiamo offerto ai nostri amici sportivi. Sì, la nostra partita, come ben sai Lorenzo, è stata altrettanto faticosa come quella giocata in campo dai 1500 atleti. Rispetto alle edizioni passate abbiamo fatto una rivoluzione, abbiamo quadruplicato il numero degli streaming, abbiamo introdotto un'app innovativa per gli aggiornamenti in tempo reale e penso che il risultato sia stato soddisfacente. Io dal mio punto di vista la mia gioia più grande è stata vedere i diversi gruppi che si sono integrati, fra i reporter, telecronisti, operatori, noi dell'ufficio stampa, vuol dire che si è lavorato nella direzione giusta. E anche la collaborazione con i ragazzi dell'Università di Teramo ha un po' fatto la differenza, no? Perché avete introdotto nel mondo del calcio, del dilettantismo, quelli che sognano cosomai di prendere un microfono in mano e raccontare dal vivo questo evento. Esatto, poi in questi giorni vediamo i frutti, raccogliamo insomma i frutti di un lavoro che insieme al coordinatore Memmo abbiamo iniziato da mesi e mesi, molti mesi fa. Con l'Università di Teramo è stata fatta una collaborazione bellissima perché i ragazzi di Scienze della Comunicazione si sono prestati a frequentare un workshop in cui sono stati formati per l'utilizzo dell'app Goal Shouter e poi sono stati coinvolti direttamente sui campi. Anche tu e gli altri telecronisti li avete incontrati, sono dei ragazzi simpaticissimi, disponibilissimi, che abbiamo lanciato un po' all'assalto e direi che si sono trovati benissimo. Allora, siamo con Walter Pili, che in questa 57esima edizione forse ha avuto un compito nell'ombra, come amo dire io, però fondamentale, perché dislocare le varie rappresentative su tutto il territorio davvero è stato un compito arduo. Sì, è un lavoro che è iniziato molto prima, già da ottobre. Abbiamo collocato circa 2200 persone per tutta la fascia costiera dell'Abruzzo. È stato un lavoro duro ma pieno di soddisfazioni. Credo che abbiamo dato a tutte le regioni il meglio della ricettività abruzzese e ho avuto già modo anche in altre occasioni di ringraziare
gli albergatori che sono dimostrati di una disponibilità e di una generosità che è andata anche oltre l'interesse prettamente economico. So che l'Abruzzo, il Comitato Regionale Abruzzo, da questo punto di vista, non solo da questo, però questo è stato fondamentale, perché poi il primo approccio che le rappresentative hanno con la Regione, abbiamo fatto il meglio e i feedback sono già arrivati con una grande soddisfazione da parte di tutti. Io credo che queste occasioni siano anche momenti un po' per ribaltare anche delle idee ricevute, no? Che un po' si hanno. Abbiamo, credo, prima di tutto dato la prova di avere una capacità organizzativa al di fuori, diciamo, dello standard comune. Questo va dato merito sicuramente al Presidente Ortolano, al Vicepresidente Ezio, che ha fatto un lavoro di coordinamento incredibile. Dal punto di vista poi delle offerte naturali, l'Abruzzo è così ricca ed è un piacere sentire che soprattutto ci viene ribadito da chi viene di fuori, e noi che ci siamo qui, che ci viviamo, spesso lo dimentichiamo e dovremmo essere forse un pochino più orgogliosi di questa nostra terra e delle nostre capacità. Questo sì. E forse è stato uno dei grandi insegnamenti di questa edizione, almeno a livello personale. Col mancino, area di rigore, il colpo di testa, la rete! Il destro di Di Lazzaro! Cross e poi tiro che attraversa tutto lo specchio. Cross al centro pericoloso. Pallone proprio per Magnino che se lo aggiusta col sinistro. La paratona di Ducci. Poi Bellonara, il colpo di testa e la rete! Ancora un colpo di testa! Il colpo di tacco, la conclusione, la parata e poi Stabile, la rete! Rete! Si riapre il match! E pallone che va sulla destra, Carlevaris! 2-2! Il fischio, il tiro, il pallone sfuggito e il tapin che non avviene. Il filtrante, area di rigore, un rimpallo e il tiro che finisce fuori. Carlevaris! Illusione ottica del gol. Area di rigore, Martin ci mette tutto il suo fisico, supera due avversari, Martin, il tiro e il pallone che fa in rete! Rete Carlevaris! Il traversone in area di rigore, mischia clamorosa ed esce l'estremo difensore! Spollero e il triplice fischio! Il Friuli! Venezia Giulia! Alza le braccia al cielo e conquista il trofeo categoria juniores di questo 57esimo torneo delle regioni. Allora siamo con mister Bortolussi che poco fa ha alzato la coppa al cielo, un'emozione enorme e bagnato, ma credo che dentro ci sia tanto fuoco, tanto calore e tanta passione. Eh sì, tantissima, una grande soddisfazione per un gruppo importante così,
Sapevo che avevo una buona squadra, però arrivare in avanti così è il merito loro sicuramente. Qual è stata la prima parola dopo lo 0-2, quando sembrava tutto non compromesso, però psicologicamente vi poteva un attimino tagliare le gambe? Che cosa è successo? Non era facile reagire sicuramente, però sapevo che questa squadra, se si può dire, ha le palle e di conseguenza ero convinto che si poteva raddrizzare. Così è stata e poi siamo stati bravi anche a colpire in contropiede e a fare il terzo gol. Sotto l'aspetto generale, secondo lei avete portato a casa la Coppa per una condizione fisica migliore rispetto agli avversari oppure perché caratterialmente davvero su questo avete fatto la differenza dopo una settimana intensa? Credo proprio di sì, che sia stata questa a far la differenza proprio a livello caratteriale, perché i ragazzi fin dal primo giorno del lavoro volevano fare bella figura e credo che abbiano chiuso veramente in gran bellezza. Mister Cremonesi, delusione enorme soprattutto per quel vantaggio di 2-0 che è stato poi recuperato dal Friuli. Che cosa è mancato? Un po' di benzina, un po' di forza mentale alla fine per prolungare la gara ai rigori? Beh, alla fine è inevitabile che la stanchezza subentra. Il rammarico è che il primo tempo poteva finire benissimo 3-0, la partita sarebbe stata chiusa, perché 3-0 è difficile recuperare sicuramente con tre gol di svantaggio, uno con tre gol di superiorità sicuramente sarebbe stata un'altra partita. Ciò nonostante, sei partite in sei giorni sono tante, i ragazzi hanno dato tutto, è comunque un ottimo risultato. Chiaro che essere arrivati in finale così e perdere in vantaggio 2-0 scoccia tanto, però bisogna anche riconoscere il valore dell'avversario che ha giocato un'ottima partita. Due curiosità, la prima frase che ha pronunciato i suoi ragazzi, qual è stata? E secondo lei ora da dove si riparte dopo un risultato così importante? Perché non avete riportato la coppa più bella, la coppa più importante, ma nelle Marche va un trofeo, un riconoscimento certificato da tutti? Ah beh, certo, indipendentemente dalla nostra regione come altre, l'Abruzzo, il Molise, piccole, per cui chiaramente arrivare in una finale del campionato italiano non ci arrivi a caso, questo sicuramente. Per cui la finale è molto 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 meritata e quindi il merito è dei ragazzi. Anche il comitato deve fare chiaramente un'analisi loro, tecnica, su quello che sono le possibilità per migliorare. Io, se sono confermato, ripartirò dai 2000, chiaramente, ce ne sono 5. Per cui questo è un motivo anche d'orgoglio, perché tutti gli anni le rappresentative sono sempre con 4-5 ragazzi più giovani. E poi chiaramente bisogna cercare sempre di essere anche fortunati, che in qualche maniera non guasta mai. Sono contento di avere ancora sulla faccia il vento, emozioni di una finale della Coppa dei Campioni. La vita ha bisogno di passioni, di lealtà e di eroi, ma non c'è da preoccuparsi, per questo siamo qui. But I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee. Cause I just need one more shot, have forgiveness. I know you know that I made those mistakes maybe once or twice. And by once or twice I mean maybe a couple of hundred times. So let me redeem or redeem on myself tonight. Cause I just need one more shot, second chances. Yeah. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Oh, is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down. Is it too late to say sorry now? Down, is it too late to say sorry now?
Presidente, dopo la festa della ginnastica ritmica è il momento della festa della ginnastica artistica. Anche questo è stato un successo con tante atlete in pedana e tanto pubblico sugli spalti. Ma devo dire davvero uno spettacolo, perché questi ragazzi stanno dando il meglio di ciò che hanno imparato in questi mesi di attività all'interno delle loro società sportive, anche perché diciamo, siamo molto contenti in quanto c'è una rappresentanza molto ampia del territorio regionale in questa manifestazione, con società che provengono dall'Aquila, da Pescara e dal Teramano. Quindi siamo convinti che il clima che si è creato sia positivo, perché come in ogni manifestazione del CSI che si rispetti non ci sono recriminazioni, non ci sono polemiche, c'è solo la voglia di fare festa insieme, c'è la voglia di fare festa attraverso lo sport, che è uno strumento che ogni volta si ripete sempre adeguato a vivere l'allegria, la gioia che deve contraddistinguere la vita e la crescita di questi ragazzi. Ginnastica artistica che con i suoi grandi numeri si conferma una disciplina in crescita, anche nello scorso anno sono arrivati dei successi molto importanti a livello nazionale, e comunque è una disciplina che vi sta regalando grandi soddisfazioni, come conferma anche il pubblico che quest'oggi è sugli spalti. Ah, sì, sicuramente anche il livello tecnico è molto buono, ci si confronta a livello nazionale con risultati importanti, questo è sicuramente un valore aggiunto, ma la cosa che ci deve dare soddisfazione è la grande capacità di queste associazioni di aggregare i ragazzi anche in momenti non prettamente sportivi, in occasione delle festività, nel Natale, nella Pasqua, con dei momenti ricreativi, nei camp estivi che vengono fatti, perché diciamo le società sportive oggigiorno sono veramente un motore aggregante, un luogo di socializzazione, e per questi ragazzi in questa fase della loro crescita è fondamentale potersi confrontare con altri coetanei, avere degli educatori al loro fianco che in qualche modo li indirizzano verso delle scelte positive, e ovviamente accompagnati da quei valori che lo sport incarna, quindi cercando di portare avanti sempre la lealtà, il rispetto, la solidarietà, valori fondamentali soprattutto nella vita, a cominciare dallo sport, ma che poi nell'esperienza quotidiana sono elementi fondamentali che i cittadini del domani devono avere. Sorry. Yeah,